Simone, buonasera, ciao. Buonasera. Ti vedo sulla figlia di Bari, innanzitutto benissimo su questa battuta d'arresto che avete subito e poi con quale spirito arrivate, immagino, ancora con maggiore voglia di rialzare del tipo la serenità. Sì, certamente è un peccato aver perso a Bari, anche perché la partita si era messa in un certo modo. Purtroppo abbiamo preso gol quasi subito il nostro gol e ci sono stati quei 4-5 minuti che hanno cambiato completamente la partita. Abbiamo analizzato insieme al mister, sicuramente non abbiamo fatto una grandissima gara, però eravamo arrivati a raggiungere un risultato che poteva essere importante, ce lo siamo fatti scappare in pochi minuti, quindi abbiamo analizzato, abbiamo cercato di capire gli errori che abbiamo commesso, sperando di non ripeterli più. Ciao Simone, è una settimana importante perché siamo nel derby, dove si muove quest'anno, che percezione hai di questa partita? Ti sembra insomma cosa? Come sta preparando la nazionale? Guarda, partite del genere l'ho sempre viste da fuori, però ho visto che è molto sentito, ne abbiamo parlato già da ritiro, ce ne parlavano di questo derby, dell'importanza, sappiamo che per i tifosi ha una grande importanza, noi ce la dobbiamo mettere tutta, perché come ce la dobbiamo mettere tutta anche in altre partite, non solo in quella del derby, però sappiamo che i tifosi in questa partita in particolare vogliono che noi diamo il massimo e noi prima di tutto dobbiamo fare quello. Poi il risultato è un'altra cosa perché deriva da tante piccole cose che potrebbero succedere, quindi l'importante è scendere in campo con l'atteggiamento giusto per dare soddisfazione ai nostri tifosi. Senti, vista la grande esperienza in Serie B, che cosa pensi serva per avere maggiore continuità, visto che la Torino non riesce ad averla fuori casa? E poi sì. Sì, ti dico, il risultato di Bari è un peccato perché venivamo da 3 risultati utili consecutivi che in Serie B sono importanti, infatti ci hanno fatto fare un bel salto in classifica. Riuscire a non perdere è fondamentale, infatti ci dispiace soprattutto per questo motivo, perché trovare il filotto di risultati ti dà entusiasmo alla piazza e dopo ti fa fare un bel salto in classifica che ti fa la differenza. Quindi ci dispiace soprattutto per quello, però il campionato è lungo, dobbiamo cercare di mantenere la calma e magari non esaltarci troppo alle vittorie, ma non deprimerci troppo dopo una sconfitta, perché le partite sono ravvicinate e abbiamo sicuramente subito l'occasione per rifarci e magari buttarci troppo giù potrebbe essere, oppure pensare troppo negativo potrebbe mandarci in un tunnel dove non è difficile uscirne, quindi bisogna mantenere l'equilibrio, quindi l'equilibrio secondo me in un campionato di Serie B è fondamentale e cercare sempre di portare a casa più punti possibili, perché alla lunga i punti del girone d'andata secondo me sono anche più importanti del girone di ritorno perché ti danno la serenità. Rispetto agli altri anni è un campionato completamente diverso che abbiamo visto, basta vedere la classifica, penso che la state analizzando anche voi, basta pochissimo. Quindi questo significa che bisogna stare sul pezzo ogni settimana, non bisogna tralasciare nulla al caso e soprattutto, come ti ho detto prima, cercare di mantenere una certa continuità, perché si può passare dalle stelle alle stalle in un attimo e anche dalle stalle alle stelle in ancora meno. Quindi equilibrio, che quella penso sia la cosa fondamentale. Sì. Sì, certo, penso che su ogni gol c'è da analizzare qualcosa, perché se facciamo le cose perfettamente è difficile far gol, quindi penso che su quell'episodio in particolare potevamo
muoverci diversamente, potevamo fare delle scalate in modo diverso, anch'io magari potevo lasciare Galano prima e uscire sul tiratore, potevamo stringere con i centrocampisti, potevamo fare tante cose purtroppo. Dopo c'è da dire che anche ha tirato da 30 metri, ha fatto un grandissimo gol perché l'ha messa proprio sotto l'incrocio, quindi ogni tanto va dato merito anche alle qualità dei giocatori, però sicuramente qualcosa possiamo migliorare, quello senza dubbio. Sì. Proprio aggiunto, magari potrebbe essere questo un rischio, cioè gli avversari iniziano a conoscervi, la vostra propria vigilanza sulle fasce, potrebbe essere questa lettura per il futuro? Sì, noi abbiamo diverse caratteristiche, ti dico, perché anche centralmente possiamo giocare tranquillamente. Sicuramente a Bari abbiamo trovato delle difficoltà, magari potevamo stare un pizzico più alti, e su queste cose le abbiamo analizzate sicuramente in settimana col mister e speriamo di trovare le contromisure, perché le partite in Serie B potremmo trovarne tante come quelle di Bari, quindi qualcosa in più potevamo fare. Senti, c'è grande entusiasmo per il derby nonostante la sconfitta di Bari, alcuni sono convinti che la Lino sia di gran lunga più forte della Serie A, può anche darsi sia dal punto di vista della rosa. È un po' pericoloso quando si incontra una squadra che pareggia tanto, c'è un allenatore in bilico e poi comunque un derby nel quale i valori si annullano completamente. Hai detto giusto te, il derby secondo me è una partita a sé. La classifica conta poco e durante queste partite tocca mettere tutto in campo. Abbiamo la fortuna di giocare in casa, quindi davanti al nostro pubblico che sicuramente ci può dare una grande mano, ma non possiamo commettere l'errore di sottovalutare la Salernitana, perché è un'ottima squadra con ottimi giocatori, quindi noi dobbiamo prepararci al meglio a dare tutto, poi vediamo il risultato del campo quale sarà. Simone, sei rimasto vittima di un piccolo acciacco in via di campionato, lo sei messo alle spalle, le tue condizioni sono ottimali, l'hai proprio del tutto superato un problemino o stai facendo ancora un po' di lavoro che dovresti iniziare a parte per recuperare proprio totalmente? Sì, soprattutto magari a inizio settimana, visto che l'altra volta avevo avuto questo piccolo problema dopo un giorno libero, e magari inizio settimana con il prof e il mister preferiscono che recupero completamente dalla partita precedente, vista anche purtroppo l'età, quindi magari prendo un giorno in più di recupero, però penso che sia una cosa solo di poche settimane, anche perché ogni settimana che passa mi sento sempre meglio, quindi anche il problema ormai è completamente passato e penso che anche gli allenamenti sono fondamentali per trovare la condizione, quindi non è niente di grave, è solo una questione di precauzione. Nel corso di un'intervista che abbiamo fatto mi hai detto che da Porto Campo hai visto la curva fare la sciarpata contro il Foggia e ti ha emozionato. Come te lo immagini il tuo primo derby di una Salernitana questa volta dal campo? Sicuramente sarà emozionante, perché alla fine quando entri in uno stadio pieno, sapendo l'importanza della partita, un giocatore lo avverte. Noi stiamo cercando di prepararla al meglio già da martedì, analizzando sicuramente gli errori di Bari, però ognuno di noi penso che in ogni momento della giornata pensa alla partita di domenica e non vediamo l'ora che arrivi, anche perché mancano ancora parecchi giorni e magari c'è anche un po' di tensione, quindi prima arriva e meglio è, perché abbiamo voglia di giocarla. Sì, il mister la sta preparando come tutte le settimane alla fine, perché il mister è un tipo molto sanguigno, che è molto partecipe, poi soprattutto dopo una sconfitta ci teniamo particolarmente a far bene, quindi lo vedete anche voi durante gli allenamenti quanto ci sta addosso, ma lui lo fa per tenerci tutti sulla corda, perché sa che non possiamo lasciare nulla al caso e la Serie B è un campionato dove devi stare sempre sul pezzo per 90 minuti, perché se molli un minuto ti fanno gol e poi le conseguenze non si sa quali potrebbero essere. Invece direi il presidente Taccone ha parlato con voi
No, è stata una chiacchierata tranquilla, ci ha dato solo fiducia dopo una sconfitta, ci ha detto che crede in noi, quindi queste parole ci fanno sempre piacere, perché magari dopo delle sconfitte possiamo buttarci giù anche un po' psicologicamente. La parola del presidente è importante perché alla fine è lui l'uomo più importante dell'Avellino, quindi ha detto che crede in noi e speriamo di dargli una gioia domenica. Simone, per quanto riguarda invece i simboli della Salernitana, esterni importanti, io vedo sprocati su tutti, come bisogna contenere questo tipo di giocatori, premesso che quella Avellino pensa a fare la propria partita e tutto viene da sé? Sì, ma non solo sporcati, perché anche Rodriguez e Bocalon sono ottimi giocatori. Gonzales magari ha sbagliato qualche gol, però si crea sempre delle occasioni importanti, quindi dobbiamo stare attenti un po' a tutti, dobbiamo cercare di rimanere concentrati, come ti ho detto prima, 90 minuti e dare tutto noi stessi, poi il risultato alla fine vediamo quale sarà e speriamo di gioire tutti insieme. Grazie. Va bene, grazie.